Buonasera! Buonasera, Don Ciro, benvenuto! Io mi ricordo di te, Bernadette. No, io sono Fatima. Oh, Fatima, oh, Bernadette. È la stessa cosa. Senta, Don Ciro, ma mi dica, lei sta venendo direttamente dal paradiso? Sì, ho venuto direttamente dal paradiso. Sono venuto. Sì. Anche tu non ti ho veduto. È italiano questo, che significa? Ma la, non mi trovi un po' monotono? Ah, quindi preferiva l'inferno? Sì, all'inferno almeno trovi qualche fornacella per arrostire un po' di carne. Ti fai... Pensa sempre a mangiare! Una passata di tumbulella! All'inferno? Sì, poi c'è il girone dei golosi, ah, che se lo vinci va in purgatorio. Ah, per salire di livello? No, il purgatorio è una stanzetta dove vai, ti purg, ti rilassi e dopo mangi un'altra volta. Al purgatorio succede tutto questo? Non sto capendo diciamo che lì al paradiso è un po' monotono, mangiano solo spaghetti d'angelo, brodine, si abboffano di caffè e poi è umido e quindi? Si asciutta nei pan. Ma perché non pure in paradiso bene. Si fanno queste cose? Allora ho visto che non andava bene, ho chiamato Don Pietro. No, quello è San Pietro, è un santo. È una bravissima persona, no, San Pietro. È santo proprio. Don Pietro, ho detto, Don Pietro, vieni qua, noi dobbiamo un po' ammodernare questo paradiso. Modernizzare. Ammodernare. Vabbè. E allora ho chiamato un nuvolaro. Il nuvolaro? E chi è? Che azzecchi il nuvolo a terra. Ma non esiste il nuvolaro, non esiste proprio. Ho detto, caro Don Pietro, tu sarai la pietra dove costruirò il mio castello, che è molto bello, Marco. Ma Dio, bello. Però ci dobbiamo attrezzare un po' con tutti i santi. Oh. Ma non c'era né santo e né Madonna. No, guardi che in paradiso di santi e di madonne ce ne sono proprio tante. Ma quando si tratta di lavorare, pure loro se ne fuino. Pure in paradiso succede. San Gennaro ha detto, no, io me la squaglio. Giustamente, San Gennaro. Allora ho chiamato Don Mosè. Don Mosè. Si stavano imbriacando le acque. Si stavano... Don Mosè, giustamente, con l'acqua. Ho chiamato Don Mosè, ho detto, qua dobbiamo un poco spartere le acque, dobbiamo fare l'impianto idraulico nuovo. Ho detto, dobbiamo fare anche 10 comandamenti per farli lavorare. Addirittura i comandamenti di Don Giro? Sì, il primo è, non avrai altro Don Giro al di fuori di me. Vabbè, ci sta. Non musichiare. Che sì, non sparlare. Non... Onoro compare a gumara. Giusto. E non uccidere la salute di quando vengono a mangiare al ristorante. Don Ciro, la prego, ma questi che comandamenti sono? Sono i comandamenti per farlo lavorare. Allora anche San Giuseppe, che fa legname, si è messo subito a faticare. L'ho mandato a prendere il legname da San Giovanni Bosco. Vabbè, sì, però alla fine questo castello è venuto fine, sobrio, elegante. È venuta una cosa bellissima, con delle cascate d'acqua santa, degli angioletti che scagliavano parmigiana a destra e a sinistra. Viva la sobrietà! Con delle ali di bresaola e rugole in testa che volavano. In mezzo alla sala ho messo una venere di Ponticelli. Ponticelli proprio. E in mezzo al giardino c'era una statua di un Giuda che mettevi 30 denari nella busta. Addirittura. La semplicità. All'entrata abbiamo messo un'ostia gigante. Un'ostia? Volevano mettere fregene, ho preferito ostia. E quando entravano tutti l'ho ben ricciuti con una buona pace a Zofun. A Benvenuto e a Migliara.